La protesta degli abitanti di Mondragone ieri ha invaso le strade della cittadina del Casertano contro i braccianti bulgari che vivono nei palazzoni dormitorio della ex Cirio, dove è scoppiato un focolaio di coronavirus. E i residenti non nutrono grande fiducia nell'azione dei 50 militari inviati dalla ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, per rafforzare il cordone sanitario. A questi si aggiungono un totale di 70 poliziotti fra ieri e oggi dalla città di Caserta, un'azione decisa dopo i tentativi di uscita dai palazzi dei braccianti. Non servono perché hanno dimostrato di essere proprio vigliacchi, hanno permesso di scendere, di farsi la passeggiata questi stranieri senza intervenire, e contro di noi si arringano sempre. Quando hanno buttato le sedie ai militari, erano 10 vogliati in coppa, facciamo passare nulla. Quando ci hanno buttato le sedie addosso, questo dovevano fare i militari. Dove sono le istituzioni? In questo momento di difficoltà, De Luca dove con il lanciafiamme? Non serve a niente, i militari hanno permesso di camminare tranquillamente nella città di Mondragone. Il governatore De Luca, sostenitore delle misure forti, ha assicurato che tutta la cintura attorno alle palazzine deve essere sottoposta a tamponi. Se dovessimo avere 100 positivi, ha detto, si mette in quarantena tutta la città. Ma la rabbia della popolazione esplode non solo per il virus. Alla base, una parte dei residenti mal sopporta i lavoratori stranieri, braccianti giunti in Italia per lavorare nei campi a condizione da fame. Non sappiamo come fare, questa è una situazione che va avanti già da un bel po'. Non sappiamo più cosa fare, ci hanno portato all'esasperazione. Il problema non siamo noi, sono loro e se ne devono andare. Se ne devono andare perché dobbiamo tutelare pure i nostri figli. Basta. Per i nostri figli, per la salute dei nostri figli, perché loro comunque diffondono l'epidemia così, perché se ne fregano totalmente, vanno passeggiando così per la città. Siamo contagi zero fino ad oggi. Oggi siamo a 100 contagi, 100, non 20, 100, come ci vogliono far credere loro che sono di più e non ce lo dicono. Sul numero finale dei positivi si attendono certezze, ma la tensione resta alta fra le due comunità, i bulgari che chiedono di uscire per guadagnarsi da vivere, gli italiani che si sentono minacciati dallo straniero. Fuori, fuori, fuori!